Filodrammatica di Caldonazzo. La locandiera. Il capolavoro di Carlo Goldoni rivive grazie alla filodrammatica di Caldonazzo. 8 attori sul palco nella libera rivisitazione del testo goldoniano. Venerdì 15 e sabato 16 febbraio 2019, alle ore 20:30, la filodrammatica locale porterà in scena presso il Teatro San Sisto di Caldonazzo lo spettacolo teatrale La Locandiera, 3 atti comici liberamente ispirati al celeberrimo testo scritto nel 1751 da Carlo Goldoni. E se sono in questa locanda è perché amo la locandiera. Oh, la mirandolina ha bisogno di schei, non di protezione. Ma il logalo, una sposa, è giustissimo? La trama verte attorno al personaggio della locandiera Mirandolina, che aiutata dal cameriere Fabrizio, si trova a doversi difendere dalle proposte amorose dei clienti della locanda da loro gestita. Attraverso il personaggio di Mirandolina, Goldoni da un lato stabilisce un dialogo diretto con il pubblico e dall'altro pone in rilievo l'arma con cui la protagonista trionfa, ovvero l'intelligenza. Bellissimo! Non ho mai visto i così belli! L'uomo come voi, è innamorarsi della locandiera! Ah, vergogna! Quei pori gramazzi, gli sente ste belle parole, gli crede a che le dis e gli casca. Mirandolina, che cercavo? Che contento che son! Bravo, signor Marchese! Chi è? Ah, ok. E ti arrivi qua? E mi sono... Io sono di Roma, ma sono stata anche a Napoli. Sono solo le... No, furba! Se non vuole altro, mi vado. Mirandolina, ti chiedo da caro, perché fa stoi così, gli amanti se trova ancora, ma fa stoi così, neanche dopo morti. Ah, signor Marchese, se per caso trovasse il fazzolettino, mi raccomando. Mario, no. La storia, messa in scena con ironia, mette in guardia gli uomini dalle illusioni e dagli amari tranelli che le donne sanno, con somma astuzia, architettare. Il testo è frutto di un libero adattamento di Matteo Pasqualini, che ne cura anche la regia, ed è stato tradotto in dialetto caldonazzese da Rosanna Gasperi. Musiche e luci sono affidate a Giampaolo Antonioli. Sul palco 8 attori. Oltre ai veterani Chiara Battisti, Mirandolina, Roberto Kurzel, conte de Casteltoblin, Marco Vigolani, marchese della Varon, Mario Leonardi, conte de Valcareta, anche i giovanissimi Matteo Fontana, Fabrizio, Arianna Prudel, Deianira, Sofia Bortolini, Ortensia e Jenny Conci, il servitore. La filodrammatica di Caldonazzo si pone l'obiettivo di crescere sempre di più attraverso l'inserimento di nuovi attori nella compagnia. Perciò rivolge un invito ai giovani a farsi avanti. La locandiera sarà in scena anche domenica 24 febbraio 2019 alle ore 15, sempre presso il Teatro San Sisto di Caldonazzo. E pretende di essere corrisposto per via della sua nobiltà. Mi invece spero che la mia ricompensa per i servizi che le fago, se servizi voi altri. Non ho mai potuto toccare la gnanca come te. Arte, arte fina, pori gramasti. Brava, io di sicuro non la posso succedere. Ma... quelli le zecchino d'oro. Sì, ma è l'ultimo. Dopo non me l'avrò più. Vedi intanto di me qui che qualcosa farò. Illustrissimo, io porto una lettera. Portami la cioccolata. Amico carissimo, la buona amicizia che è tra me e voi, la mia legittima ad avvisarvi che sarebbe necessario che voi tornasse in patria. Noi cercando di fare il nostro interesse e se sei gentili, le solo per mantenere la clientela. Cavaliere? Illustrissima? Dite al vostro padrone di venire qui. Devo parlare con lui quando mi porta.